Buongiorno a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays, un saluto dal vostro amico Salvo. Il video che vi sto per presentare l'ho trovato in rete, quindi lo commenteremo insieme, metterò anche la fonte di chi ha fatto il video e anche un breve articolo. Detto ciò ragazzi, io ho guardato il video di God of War 4 perché in questo video ci mostrano lo stile di combattimento e devo dire che onestamente assomiglia allo stile di combattimento di Dark Souls 3, onestamente è scopiazzato, tale e uguale. Quindi ora faccio partire il video, lo commentiamo insieme, figuratevi che c'è anche il Perry ragazzi. Onestamente da quello che sto vedendo il gioco è anche molto fluido nei movimenti, proprio come Dark Souls 3. Onestamente la cosa non mi dispiace. Quindi ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale Gameplays 1973. Vi ricordo che potete visitare anche il mio blog sui videogiochi, dove io pubblico gli articoli dei videogiochi delle varie console. Troverete anche questo, troverete. Quindi, come ho detto, ho analizzato bene il video e come ho detto assomiglia moltissimo a Dark Souls 3 il sistema di combattimento, anzi è praticamente identico. E la cosa non mi dispiace, è molto fluido. Avete visto poco fa il Perry, avete visto, onestamente è una bella grafica, niente da eccepire. L'unica cosa che mi dispiace è che non c'è il PvP, peccato, è in single player ragazzi. Sarebbe stato bello se fosse stato un PvP o in coppa almeno, ma ahimè è solo un single player e secondo me ci avrebbe guadagnato tantissimo nel gioco. Poi onestamente le meccaniche sono veramente belle, come ho detto c'è molto di Dark Souls 3. Qua ci sono degli enigmi che non guastano mai onestamente. Hanno proprio preso da Dark Souls 3 lo stile di combattimento, cosa che onestamente non guasta. Avete visto la rollata? Mi chiedo solo che se ci sia un livello di difficoltà, spero non prefissato, ma possa essere incrementato. Sì, almeno in quelli vecchi si poteva fare il livello, si poteva aumentare il livello di difficoltà. Ma credo che sarà un giocone. Ho letto che si potrà esplorare liberamente, ho letto. Praticamente il bambino è solo una palla al piede che non fa nient'altro. Vabbè, fa pochissimo danno, fa. Bella sta mossa con la presa. Insomma ragazzi, si prospetta un God of Warriors onestamente strepitoso da prendere. Io lo porterò sul canale al 100%. A fine mese lo preordino. Quindi, come ho già detto, lo porterò e sarà estremamente interessante giocarci. L'unica cosa che ripeto, avrei preferito se ci fosse la varietà coop, non dico il multiplayer, ma almeno la coop, giocare con un amico sarebbe stato epico, tipo padre figlio, visto che i personaggi sono due, io avrei fatto così, ma è solo in single player. Però il gioco merita, da quello che ho visto e il sistema di combattimento mi convince. Qui avete visto un altro Perry, avete visto, quindi la somiglianza in Dark Souls è proprio sputata, ma è meglio così onestamente. Per chi che già ha giocato a Dark Souls 3 non avrà problemi a giocare a God of Warriors.
Bello, pure a mani nude. Ok ragazzi, il video sta per finire, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, di condividere il video e di lasciare un bel pollice in su per sostenermi. Ora ci salutiamo e come sempre ci becchiamo in diretta live ragazzi. Ora tra pochi istanti chiuderò il video. Ci siamo quasi. Penso che vi siete fatti già un'idea di cosa si tratta. Ecco qua, ci siamo quasi. Perfetto. Ok. Qui ci salutiamo ragazzi. Ciao, alla prossima.